Allora, ragazze, faremo una cosa molto semplice, però spesso viene comprata così e io non sopporto questa cosa perché ci vuole un attimo. La salsa tonnata, quella per fare il vitello tonnato. Visto che il vitello va cotto comunque in un brodo con le verdure, io utilizzo le verdure per fare la salsa tonnata, perché di solito si trova soltanto tonno, capperi, filetto d'acciuga e maionese. Però perché non utilizzare le verdure? Quindi io mi prendo tutto quello che ho fatto bollire, compreso la cipolla, ok? La metto nel mio mixer in modo che intanto do sapore alla mia salsa tonnata e poi gli do un po' di colore e la alleggerisco ulteriormente, anche perché gli do la cremosità che di solito si dà solo con la maionese, la do anche con le verdure e gli metto dentro anche un pochino di tonno. Io faccio questo per velocizzare le fasi. Faccio intanto un mixer, ok? E tu me lo frulli io adesso, così, semplicemente premendo. Vai. Nell'altro invece faccio la parte di tonno e poi le vado a mettere insieme. Tonno. Quando si mette il tonno, alternatelo subito con la maionese, perché così si gira meglio il mixer. Capperini dissalati o anche in salamoia si possono usare, va bene lo stesso. Io ne metto tanti perché mi piacciono. Il filetto d'acciuga. E anche questo si frulla. Ci sei? Guarda un po' com'è. Vai, vai. Penso di sì, un altro pochino. Perfetto. Brava. Qua si frulla più densa. Allora, tutto ciò lo mettiamo in una bella bacinella di vetro con una spatolina leccapentole, che è questa. Vai. Fatto questo, cominciamo a dargli anche il profumo. Perfetto, bella cremosa. Le incorporo insieme dopo, quindi, visto per far prima, si può anche frullare tutto insieme, però se tu togli le lame dal mixer fai molto meglio, fai prima, ok? Spatolina anche qua, vai. Allora, questa si usa così, guarda. Tac, guarda quante ce n'era dentro. Sì, ci sono due pezzettini, guarda, non fa niente, ti si è frullato male, la togliamo la carotina, non c'è nessun problema. Poi aggiungiamo la massa di tonno, quella più saporita, ok? E poi gli diamo un profumo. Prendiamo il limone e ci grattugiamo un po' di zest all'interno con la grattugia che peschi soltanto la parte gialla e profumata, così non diventa amaro. Quindi il limone si gira, non si fa così dritto e dia tutto il suo profumo. Limoni non trattati possibilmente, ok? Fate questo e poi da qui si incorpora tutto insieme e gli si dà volume con le verdure, non solo con la maionese. Ok? E poi le assaggiamo, ovviamente, possiamo aggiustare di sale, eventualmente di pepe. Ok? Questa sarà la vostra base.